Sei giornate di grande golf sulle 18 buche del Golf Club Colline di Gavi, il campionato firmato dalla PGA, l'Associazione di Golfisti Professionisti Italiani, ha portato alcuni dei migliori interpreti di questa disciplina qui nel Golf Club presieduto dal presidente Francesco Berti Riboli, dai campioni senior alle donne con Diana Luna che si è confermata campionessa italiana per arrivare al titolo assoluto, anche una pro-am con tanti ospiti d'eccezione. Insomma, sei giornate di grande golf. Andiamo a sentire allora proprio Costantino Rocca, presidente della PGA in Italia, con il presidente Francesco Berti Riboli e alcuni dei protagonisti di questa edizione. Grande fortuna quella meteorologica, perché se non ci fosse stato il tempo che c'è stato, i risultati forse sarebbero stati anche diversi. Grande risultato il fatto che abbia vinto un ligure, per noi liguri in terra piemontese è sicuramente un grande conforto, e poi effettivamente un grande momento per un circolo che non è appena nato, ma sicuramente è fra i circoli italiani uno dei più giovani e con grandi speranze. Tra il 2011 e il 2012 abbiamo finalmente organizzato delle manifestazioni. Sicuramente PGA Week è, diciamo, la manifestazione più importante, ma nel 2011 abbiamo ospitato il torneo di qualifica del Trofeo Pallavicino, che è una delle la manifestazione giovanile più importante organizzata dalla Federazione Italiana Golf, e poi nel 2012 abbiamo ospitato i campionati assoluti piemontesi. Questo ovviamente, come dicevo, è in assoluto il migliore di tutti al momento. Il valore di questo evento lo dimostra la partecipazione. È un evento unico in Italia perché racchiude, come diceva lei, tre tipi di manifestazioni in particolare. Quindi abbiamo il campionato riservato agli over 50, i professionisti, diciamo, un po' più attempati ma con un'esperienza straordinaria. Cito un nome per tutti, Costantino Rocca, che è anche presidente dell'associazione. Ovviamente è un po' il leader di questo movimento over 50. Poi abbiamo avuto le donne, una straordinaria vittoria di Diana Luna con uno score, quindi un punteggio molto molto buono, su un campo che tutti considerano di ottimo livello, quindi di questo ringrazio Colline Gavi di averci ospitato per questa manifestazione che negli ultimi anni abbiamo disputato sempre al Circolo Golmargara, che è sempre qua vicino in provincia di Alessandria. Detto questo, rimane come parte finale della manifestazione la Pro-Am di oggi, quindi 32 team che coinvolgono 32 professionisti e 96 amatori, e da domani fino a sabato il campionato maschile, quello diciamo più di livello, della nostra associazione, il defending champion Andrea Maestroni, che sta giocando il Pro-Am con qualche ospite, e quindi da domani vedremo il gioco dei nostri migliori professionisti, quelli anche più titolati. Cito per tutti Federico Colombo, che è arrivato da poco tempo, da pochi giorni dall'Australia, e che da domani sarà qui a Colline dei Gavi a sfoggiare il suo miglior gioco. I numeri sono in ascesa, siamo circa 600 gli associati in Italia, la maggior parte di loro sono operatori nel settore dell'insegnamento, quindi in ogni circolo di golf italiano nel 90% dei casi opera un professionista PGA. PGA, come diceva giustamente lei, è sinonimo di garanzia, per cui se voi impattate con un professionista PGA avete sicuramente davanti una persona attrezzata e una persona sicuramente in grado di fornire i migliori consigli per farvi migliorare. Possiamo dire che il golf in quest'ultimo decennio in Italia è cresciuto in maniera straordinaria anche grazie, insomma, ai protagonisti. Oggi anche chi non è un tecnico di golf sente parlare dei fratelli Molinari, sente parlare di Matteo Manassero, insomma capisce che adesso c'è anche non solo una tradizione, una passione per il golf, ma abbiamo anche dei gran valori. Beh, l'effetto traino dei giocatori, dei grandi campioni, non lo scopriamo certo noi del golf, possiamo
fare un paragone con lo sci nell'era di Tomba o di Tony, possiamo fare un paragone con l'interesse che ha destato anche uno sport un pochettino di piccoli numeri come è stato la vela con Azzurra e poi col Moro di Venezia. È certo che i nostri fratelli Molinari e Matteo Manassero e il già citato Costantino Rocca hanno dato un grandissimo contributo alla diffusione e all'immagine di uno sport pulito, positivo, che comunque può essere praticato da tutti e che quindi è un valore assolutamente unico ed è uno sport che vi consiglio di provare. Ringraziare il presidente e il Circolo Gol del Gavi, che Colline del Gavi, che ci hanno ospitato. Questa è una cosa molto importante. Hanno dovuto fare un lavoro un po' in fretta per il campo, per prepararcelo, però con il bel tempo riusciamo a giocare anche se ogni tanto c'è la nebbia. Comunque questo è il più grande ringraziamento che possiamo fare. C'è stato già giocato il campionato italiano senior e delle donne, è stata una buona affluenza dei senior, le donne un po' meno, comunque abbiamo avuto dei buonissimi risultati dei vincitori. Gli sponsor ci hanno aiutato per un momento un po' difficile e speriamo poi l'anno prossimo di ampliare e di migliorarci. Secondo me mancano ancora un po' le strutture per quelli che non hanno tante possibilità e anche strutture per dare la possibilità ai ragazzi giovani di avvicinarsi. Se si avvicinano i giovani, si avvicinano magari anche i nonni, il papà e la mamma. E dobbiamo fare ancora tante cose. Si è iniziato e speriamo di continuare nel migliore dei modi. Per me è lo sport più bello che ci possa essere. Per me è anche un mestiere, mi piace. E penso che passare 5 ore in un mezzo al verde riesca a risanarti di tanti pensieri. Che doti deve avere uno sportivo che vuole fare golf e possibilmente anche a buon livello? Beh, se parliamo di golf è una cosa, parliamo di un altro livello è un'altra cosa. E a buon livello ti devi allenare, devi fare palestra, nuoto, tutto quello che serve per prepararti fisicamente bene, per la tensione e tutto. Se sei stanco è difficile riuscire a concentrarsi. Per una persona che lo fa per piacere, penso che non è che abbia bisogno di tante cose, un po' di stretching, camminare, penso che quello si faccia già sul campo da golf. Stiamo valutando un progetto, portandolo avanti, per ora è ancora un'idea, però stiamo arrivando a un progetto esecutivo per portare il golf nelle università italiane. Questa è un'idea, una vecchia idea di Vittorio Mori, oggi membro della PGA e consigliere federale, e mia, diciamo, perché abbiamo valutato che nelle università c'è un ambiente adatto per lo sviluppo di questa disciplina. Abbiamo lavorato in maniera molto felice negli anni passati, in questo momento stiamo affrontando la crisi che avvolge il paese, ma la stiamo affrontando con successo perché sicuramente abbiamo avuto risultati positivi anche nel 2012. Diciamo che io, che ho vissuto l'esperienza dello sci con la Valanga Azzurra e tutti quelli che sono seguiti, anche le ragazze, la Giordani e tutte le altre, diciamo che il discorso è un po' differente, però lo spirito è sempre quello: il campione traina e quindi richiama l'attenzione e fa un lavoro assolutamente impagabile di promozione e di valorizzazione della disciplina. Adesso stiamo cercando proprio con questo progetto di renderlo ancora più accessibile senza comunque togliere valore a quello che è la disciplina.